L'operazione Santa Rita 2 è la prosecuzione di quella che fu l'operazione Santa Rita portata a termine nel giugno dello scorso anno, allora quando furono tratti in arresto 14 persone tra medici e personale amministrativo della clinica Santa Rita. In questo caso, sulla base dell'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare riguardante le ipotesi di omicidio volontario contestate all'epoca, la Procura ha nominato un collegio medico legale che ha riesaminato i casi di omicidio volontario, arrivando quindi a determinare in 4 casi su 5 che il decesso del paziente può essere considerato una diretta e logica conseguenza dell'intervento chirurgico. Le custodie cautelari sono state contestate a soggetti già in stato di detenzione per la precedente operazione. Sono il dottor Brega, il dottor Presicci e il dottor Pansera. Il dottor Pansera era agli arresti domiciliari e oggi è stato trasferito alla casa circondariale San Vittore. Lei ha parlato di 4 omicidi, può darci degli esempi? Sono 4 casi di soggetti che per le loro condizioni fisiche di salute non potevano a ragion veduta sopravvivere a un intervento chirurgico. Abbiamo visto prima c'era un 85enne infartuato che poi non è sopravvissuto all'intervento chirurgico. In un altro caso si è trattato di un errore commesso nell'ambito dell'intervento che ha portato alla lesione del cuore e quindi alla morte sotto i ferri sul tavolo operatorio del paziente stesso. In un altro caso il paziente è deceduto dopo 7 giorni in un reparto di riabilitazione e non si era più ripreso dall'anestesia. Le indagini in questo momento continuano.